Salve ragazzi, benvenuti su Opinioni di Luzio. E oggi è 11 gennaio 2013 e ora locale, ore 11 di sera. Porto alla cronaca una notizia che oggi e da 2-3 giorni è su tutte le cronache, su tutte le televisioni, su tutti i giornali. Ed è proprio riferita a quello che ho qui in mano. Vedete qui l'elica come gira. E quella che mi sa che non ha girato in questa località, che è che parte da Caracas a Los Rocas. Sì, 57 di questi aerei sono caduti, dicono, in mare negli ultimi 15 anni, di cui l'equipaggio e i turisti che erano a bordo di questi aerei, naturalmente non si sa più niente, non si è mai trovato nulla di tutto ciò, né dei pezzi degli aerei di questi 57 che non si trovano, né delle persone, né dei corpi delle persone naturalmente. Però alcune conferme, alcune, non voglio dire conferme che sbaglio, ma alcuni indizi ce li abbiamo. Un indizio in particolar modo abbiamo. Un copilota è stato trovato in una riva di questi isolotti delle Los Rocas ed attraverso l'autopsia è risultato che non aveva acqua nei polmoni. Quindi non è possibile che è morto per annegamento. Questa è la prima notizia che abbiamo. E poi la seconda è che questi 57 aerei non erano le compagnie ufficiali di prima linea, ma erano tutte piccole compagnie aeree private di secondo piano, di piccola fattura commerciale naturalmente, e quindi erano un po' dei voli cosiddetti low cost, insomma, logicamente affidati a delle persone un pochettino che a bassi prezzi, a queste persone. Logicamente la Venezuela non è uno stato che di per sé economicamente molto ricco, e naturalmente in questa località di Los Rocas non c'è energia elettrica, ce n'è pochissima, in pochissimo tempo, di ore. Vi porterò alla fine la notizia di questo argomento, perché non è quello del fatto di cronaca che mi dicono la televisione. Io ho una mia lettura da opinionista, una lettura tutto personale di quello che è capitato all'ultimo aereo scomparso, come agli altri 56 precedenti. Ed è questa, ragazzi, vi ci porto: non è stata trovata acqua nei polmoni a questa copilota, ok? Non si è trovato mai un pezzo di un aereo, ok? È 170 km il tratto di mare che divide Caracas da Los Rocas, non è migliaia di chilometri, ok, di estensione di mare, ok? Dicono che i fondali sono profondi, ma comunque sì, avviene sempre qualcosa a galla. Si parla di aerei che, bene o male, prima che vanno giù ci vuole il tempo. In questo caso in mezz'ora si è saputo che l'aereo non c'era più. Io vi dico una cosa, vi voglio portare alla cronaca questo, ok? Se un copilota è stato trovato senza acqua nei polmoni, non è morto per annegamento, l'aereo non si è trovato, le persone nemmeno, ok? Questo non è che si è buttato col paracadute, è caduto con l'aereo, in teoria. E invece no, qui c'è un'organizzazione criminale ben dedita a uno specifico traffico, ok? Mi può scandalizzare questo, ma a me non mi scandalizza niente ormai nel 2013, perché queste cose prima o poi verranno sicuramente, emergeranno sicuramente, tra 10, 20 anni, 30 anni. E io sono qui ben lieto di aver dato questa opinione nel 2013. Sì, questa organizzazione criminale è dedica a un traffico illegale. Io penso che questo traffico illegale non si tratta di stupefacenti su questi aerei, ma si tratta bensì di quello che trasportano queste persone con il loro corpo. Sì, si tratta forse, per me, io penso, di un traffico di organi. Sì, queste persone vengono prese, vengono eliminate e vengono espiantati gli organi e vengono venduti a mercati clandestini, dove vengono ben pagati i loro fegati, cuori, reni, corne e quant'altro, insomma, che si può commercializzare a livello di organi umani. Questo io penso, è una tratta di organi umani, in cui il pilota è ben consapevole di tutto ciò, che non c'è i radar che possono visualizzare dove sta localizzato l'aereo, quindi lo possono ben nascondere in qualche posto in questi isolotti. C'è la compiacenza del governo che comunque sia, avendo questa organizzazione criminale, un ammanicamento con quello che è la gestione dei voli, e logicamente, guarda caso, si tratta sempre di piccole realtà di compagnie aeree ai quali, ahimè, l'aereo scompare. Non è la linea con cui vola il giornalista di Rai 1, che è la compagnia ufficiale del governo venezuelano. Questo è quello che voglio portare in risalto alla cronaca, questa notizia. Io sono molto spregiudicato, gli ho dato questo spunto,
Poi sarete voi a dire la vostra, o se la mia è utopia, o se è utopia quella che leggiamo tutti i giorni nei giornali della televisione. Io alla televisione e ai giornali ho smesso di credere da quando ero piccolo, così. Quest'aereo comunque sia, io ce l'ho giocattolo e non penso che mai prenderò quella tratta aerea lì. Mi piace viaggiare, ma no, mi sa che prendo il traghetto o l'aliscafo. Salve ragazzi, siamo a Montignano.